thank you Anca Stocchi le un dei misteri che drio a sfantarse. Anzi, il calier da volta, quel che veniva Anca in opera in casa a giustare le scarpe, le già scomparì. Mi me ricordo che a me casa veniva il Virginio da Ala. Il calierot i gediseva perché l'era grant e no en metro e mez. Con la testa tonda il cul kizà a forza de star sentazò sulla sua regheta Doceti intelligenti la pazienza de Nom che ha conosciuto tante famiglie e il navist de tutte le sort non era mai né rabios né contente e la a colpi il sevardeva intorno e il taseva mi ricordo che il veniva l'autun tardi quando e ven finì de l'intrada e me pupà e tacheva nar a arar e somenar el forment. El resteva me anca quindese di, conforme quanti pari de scarpe ghera da giustar o da far nove. Bene, cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ben di nuovo con me, con la redazione di Telegarda per questo nuovo incontro sul dialetto. Avete sentito che oggi è iniziato con questo testo sul calier, cioè sul calzolaio. Vi dico subito che ho tratto questo testo da un bellissimo libro di Miriam Bertè Bazzanella intitolato Vei che te la conto. Ecco, di questo libro vi dico subito che vi parlerò più avanti perché ho intenzione di presentare ogni tanto qualche libro dialettale, perché ho scoperto un mondo veramente bibliografico, un mondo letterario dialettale, che non pensavo raggiungesse una vastità di queste dimensioni. E quindi ho trovato tantissimi libri che qualche amico ha incominciato a darmi in omaggio, a prestarmi, e quindi sto scoprendo tanti di questi libri come questo appunto di Miriam Bertè Bazzanella. Perché vi ho letto questo testo sul Calier? Perché ho intenzione, eh, ogni tanto, di presentarvi appunto i vecchi misteri della volta, cioè i vecchi lavori di una volta. E vi presenterò questi mestieri grazie ad una persona che poi avrò modo di presentarvi, che voi sicuramente conoscete già, almeno chi segue questa mia trasmissione. Fra l'altro ricordo il patrono dei calzolai è il 25 ottobre ed è San Crispino, ecco tanto per curiosità, mi viene subito a di dire questo eh, il testo che vi ho letto. Vi dico subito che non è un testo dialettale alto gardesano, perché eh, è un testo che proviene dalla Val d'Adige, dalla Vallagarina, dalla zona di Ala. Quindi, chi presta molta attenzione al dialetto locale avrà sentito che c'è qualche termine che noi non usiamo, comunque qualche termine un po' cambiato. Detto questo, vi dico subito che. Eh, nei giorni scorsi un caro amico il Tullio Rigotti di Nago, che è già stato qua ospite della mia trasmissione perché fa parte del Circolo Culturale di Nago Torbole. Eh, Tullio Rigotti mi ha fatto avere un, un insieme di vocaboli dialettali che hanno a che fare col dialetto. E li ha avuti tramite il famoso, ne ha parlato anche Telegarda qualche tempo, fa, il famoso calzolaio di Nago Torbole, di Nago meglio, e il Beppi Bertoldi e il Beppi Bacon. Ecco. A questi vocaboli vi dico subito che ne abbiamo aggiunti qualcuno anche noi e quindi adesso ve li dico in fretta e furia come si dice. Partiamo col bank, ecco il banco di lavoro dove il calzolaio lavora. Il bisegol è l'attrezzo per lustrare le scarpe. La broca è un particolare chiodo a guida o a zappa a seconda della forma che ha. Beh, la carega è la sedia. Ecco, vi ricordo carega di origine greca, da catredra, kat, da poi cadrega e quindi carega. Il cavic è il bastoncino appuntito in legno. Ecco, eh, vedete, all'inizio ho parlato di bank, questa k dura, e cavic invece con la c. Uno dice, come si fa a capire quando c'è il... Suono duro e suono dolce, ma io consiglio sempre di metterci un H, per cui bank sarebbe meglio, anche se voi lo trovate scritto con la semplice, C, metterci un H, bank. Qualcuno invece, eh, ve ne parlerò più avanti, quando vuole far sì che si legga con la C, cioè con la C dolce, alla C viene posta una specie di virgoletta in base, in, proprio in basso alla lettera che si chiama cediglia, ma ve ne, parò, ve ne parlerò più avanti cioè in un'altra puntata. Quindi il cavic. La cedola è lo spago, il ciodim, il chiodino, il ciodo, il chiodo, il coram, il cuoio, il feret, un gancio in ferro che veniva fissato sotto la punta della scarpa, Beh, la forbes, la forbice. La forma, beh, la forma che si usa per le scarpe, in legno di varie misure. Il gras, grasso di animale per ungere, la macchina da cosir, cioè la macchina per cucire, la macchina per oceti, cioè la macchina per fare occhielli, per asole, beh, martel, martello, il mastec, il mastice, la colla, l'ocet, l'occhiello, l'asola, la pegola, beh, c'è anche il detto te me porti pegola, comunque pegola è la pece, e il punterol, ve lo pronuncio come lo dicono a Nago, punteruolo, non punterol, la raspa, l'attrezzo per raschiare, il raspa cavici, l'attrezzo per rifinire parti legnose. Il rebatim è il ribattino. Andiamo avanti, sono tanti, ma interessanti. Lo scapim è il rimasuglio di scarpe vecchie, ciò che rimane di scarpe vecchie, che il calzolaio cerca sempre di riutilizzare in qualche modo. beh, La secia è il secchio. La sedola de porc, che dura, non porc, è la sedola di maiale, di porco. La sgalmera, beh, la scarpa con suola in legno. La sola, la suola, noi diciamo la sola, la somenzina, interessante questo termine, è il chiodino piccolissimo. Poi la sonza, il grasso di maiale per ungere. Spac, anche qui una c dura, non spac, spago. La subia, l'attrezzo per bucare il cuoio. Il subro, è il sughero, bel tac, tacco. Tenaia, è la tenaglia. Tenaia per busi, tenaglia per fare i buchi. Beh, la tomaia è la parte superiore della scarpa. La tra, ecco, questo è interessante, tra, con un bel accento tonico sulla prima A, è lo spago. Trepè o pe de fer è il trepiede di ferro su cui si lavorano le scarpe. Beh, la cera è la cera. E infine chiudiamo col zoccol, che è lo zoccolo. Bene. E adesso c'è la sorpresa perché qui con me ho un ospite che voi sicuramente chi segue questa trasmissione conosce, eh, l'ho chiamata a fare ormai la mia, no stavo per dire Valletta ma non mi piace, la mia aiutante, un aiutante capace da perché poco. da poco lei subito tente, tende a sminuire, che è Bice Fai lo Carmelini, Bice ciao, <ride> ci sono ben ancora, arrivata, ci sono, ancora. Ci sono sì. ancora dice la Bice, perché lei il tempo libero, siccome ne ha tanto, non fa altro che scrivere, scrive continuamente in prosa e in versi, in dialetto e quindi veramente continua a mantenere viva questa bella parlata Mico. locale. Perché c'è qua la bice? Perché la bice ha scritto diverse poesiole brevi sui vecchi misteri della volta. Esatto. Ecco. Ricorda in alcuni misteri la cioda, cos'è la cioda? cioda? La venditrice? Ambulante. 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 Dopo ti hai Ambulante. fatta anche a sentire un altro termine Il cavrer il cavrer. El il capraio, l'ombreller, l'ombrelaio, il carboner, quel che fa il carbon, il, il caregheta, quel che fa, fa le careghe. Ecco, quindi ogni le tanto scienze. sarà qui con me la bice che ci leggerà queste sue poesie. Penso che ne faremo almeno quattro per puntata. Sono poesie veramente Brevissima. brevissime, sono delle, dei medaglioni, anzi, dei medaglioncini mm -hmm. in dialetto. Su questi mestieri di una volta, i misteri, non misteri, mi raccomando, misteri con lei chiusa: i misteri che più quasi tutti, appunto, non ci sono più. Sparito. Si riscoprono quando ci sono le feste, esatto. appunto, le feste da in tirare paese, in capo, che tirano eh. fuori le vecchie macchine esatto. e c'è ancora qualcuno che riesce a che. fare, a riprodurre questi lavori. Perché c'è quella bice? Ma la bice perché, appunto, ha scritto anche lei qualcosa sul Cagliere, Elberto Cagliere. Non è. In versi mm. e in prosa. Allora sentiamo la bici che ci legge: Elberto Calieri. piccolissimo ricordo proprio, Elberto Calieri. A proposito dei Calieri, anche a me, avevo bisogno ogni tanto di qualche piccola riparazione o di mettere qualche brocca che mancava nei scarponi. Anche se buche scarponi, per andare a scuola, erano sgalmere e per quelle bastava un po' di de copertone delle biciclette per con i ciodini con la capella larga. Alberto, sempre allegro e in vena di scherzare, era bravo del suo mistero, ma soprattutto di contar barzellette storiele. Penso che lo inventavano tanto tra la martellata e l'altra, e pianteva nella sola le brocche a fraga e sul tacco e sulla punta quelle a zappa. Mi pare di vederlo con quel grembiolon di pelle, stinca, in greppa di pegola, sonza, grasso. Crema da scarpe e tutto pieno di sbreghi fatti dal cortel che lo per tagliare il Coran. in quel sito era un odore di pelle smoiata, di sudori di pei, ma lui era abituato, che piaceva tanto scherzare. E il l'aveva aveva saputo che alla messa del, pri del di prima, il capellame incesa, l'aveva aveva parlato di stampa e dei libri cattivi che rovina le famiglie e i fiori certi libri meglio bruciarli l'aveva detto allora andì vedendo passare davanti a suo sgabuzzino il prete le venuto fuori dalla porta e tirando fuori dalla giacchetta un libretto le detto Sor capelano vi consegno questo libro è proprio catif, e vedrà lui se è il caso di bruciarlo l'era il libretto dei debiti in cooperativa <ride> ricordo così Alberto Calier che fra ridere e scherzare è il suo mistero bene <ride> sentite che la bice oltre a ricordare è, è con una certa emozione anche con una certa nostalgia però eh, ci lascia cose. sempre anche un po' di hilarità, un po' sono di scherzo sì, sono sì. quelle cose che ci ricordano volentieri. Sì, da... Sono personaggi che si ricordano personaggi, volentieri. Personaggi, personaggi soprattutto, se sì, che marcano proprio. Le... Ecco, eh, Bice, allora eh, come facciamo? Noi ci vediamo sicuramente qualche, fra qualche puntata perché okay. siamo d'accordo. Ecco. Benissimo. Ci presenti queste tue poesiole okay. sui vecchi mestieri che noi poi andremo a commentare e io naturalmente ad analizzare da un punto di vista formale come ho sempre, certo, come certo. Ho sempre fatto. ecco Vuoi anticiparci qualche cosa su niente, queste poesie? No, 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 no niente, la siamo la sorpresa. Sono cose brevissime, poche sì, righe proprio. Ecco, ma per... come, come, come sono nate queste? Cioè, ecco, fra questi mestieri di una volta, qual è quel che ti ricordi con, non so, non, non dico con la più La cioda, emozioni? la cioda. Ecco, la cioda. La Spiega cioda. la cioda, perché prima... io la rivedo, la cioda, spesso, perché le veniva dalla Val Sugana, tutte delle volte, una donna, una... Le arriveva... Ah, era anche uomini, non anche so. Omen, anche omini, anche omini quelli avevano magari il fagotto a forma dentro allora non è che lo messo il ciodo quello? No? il ciodo no. No, no, appunto, no, le era sì. appunto ecco, era, era le ciode le donne ma l'uomo non sapeva come lo chiamava e anche gli uomini che erano ecco ma era disente le donne le ciode le veniva solo da Valsugana era una specie di cassettiera che portava con le spalle no? con tutti questi cassettini una specie di Kaiser è Kaiser sì allora la rento. famosa Kaiser c'è cioè una specie di gerla rigida tutto quel che se non si trovava nel negozio dei paesi non so i bottoni il fil, la corda l'elastico le spille di sicurezza quelle cose lì insomma minuteria Non li che aveva a tirare fuori sti cassettini mi pare di vederli eh. ah che era proprio i cassettini cassettino. sulla cassettino era una Chrysler. cassettiera come un così proprio con le spalle sopra su così come una gerla e Ma quindi se... le aveva anche un bel peso su sì, eh. Ma le veniva zo a pè? certo, certo. a le... piedi, a piedi. Come quelle che veniva a da a va a vendere i cuciari? Tutti dentro. Delle... Quelli venivano a fare Friuli anche quei Sì, sì. questi personaggi che hanno il segno proprio. Ecco, non mi ricordo. Quale sarà l'origine del termine cioda? Eh, appunto cioda, bisogna, cioda. bisogna che Medaga le manda attorno per cercare di capire da dove deriva questo termine qua, le ciode. Quindi le venditrici ambulanti le robe cioda. necessarie in casa ogni per... giorno sì sì, in tutte di cose fe... quelle che vendeva il eh, fatti legno, i mestoli, tutta... quelle venivano da sotto, Frivoli, dal Friuli, vero? Friulane era quelle. Sì, 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 sì. Okay. Quindi, Ecco. Durante l'inverno i fiaschi. Quindi, allora, le 30. ciode, fra tutti i misteri, le quelle che ti ricordi con più. Bello, sì, sì, è perché quando si parla di Colpiva proprio. Barberti. Una che veniva giù con questa specie di armadio sì, sì. da sulle... sulle spalle, con era i cassetti, pro... e dopo le tirava fuori. Era proprio un piccolo armadietto così, con i cassetti, no? E quindi no. le viveva, pensa un po', de, 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 de chilometri a piedi per girare i paesi. Quindi perché, guarda, buone spalle per, e buone gambe. Per vendere magari soltanto due metri di corda o oh filo. Eh. Pensa un po' che fadighe Quindi perché attraverso questi misteri vabbè, noi sentiamo che ne parliamo così, magari ha tre fadighe, difficoltà non Sempre fortuna, okay, eh, a ma volte sotto, sotto qualunque intemperio, sotto qualunque intemperie. E magari una notte per dormire qua e là nei paesi. Eh, insomma, ecco. Quindi la... avete sentito, cari amici, questa anticipazione eh, sulle ciode, ma andremo a scoprire altri vecchi misteri della volta. Grazie alla bice che, quindi, ho assunto come me, aiutante <ride> in campo. <ride> Stavo per dire prima Valletta, ma Valletta <ride> no, <ride> un una Valletta che parla, però, non come le vallette della volta che le parlava poco. Baba. Questa... <ride> Stavolta la bice è la Valletta che parla, okay. anzi, ho detto aiutante in campo. Quindi siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. Okay. Naturalmente, vi prometto che la bice l'avremo ancora qui per parlarvi di quell'argomento di cui vi ho accennato. Grazie, bice. e Ci vediamo, arrivederci presto. E naturalmente Grazie ci vedremo anche con i nostri amici di Telegarda e appassionati di dialetto che ricordano sempre che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Grazie Ciao a tutti. mai tardi.